La prima giornata da bollino rosso per eccesso di caldo della stagione arriva, per una significativa coincidenza, proprio nella giornata mondiale dell'ambiente. Un ambiente che abbiamo modificato e che per questo possiamo e dobbiamo cercare di riportare in equilibrio. Ma come? Una delle prime scelte da fare è sicuramente come produciamo e consumiamo la nostra energia all'interno delle nostre abitazioni. Oggi è molto più semplice, ad esempio, potersi installare un pannello solare e quindi produrre energia, autoprodurci energia da fonti rinnovabili, ovvero quelle tecnologie che non emettono gas climalteranti. Ma è anche fondamentale e importante scegliere come ci muoviamo, bisognerebbe farlo scegliendo sempre di più mezzi sostenibili, dalla bicicletta al monopattino, ai mezzi pubblici, come ci alimentiamo, scegliendo prodotti locali e di stagione. Questa prima ondata di calore arriva anche in contemporanea all'allerta siccità dell'autorità distrettuale di bacino dell'Italia centrale, che ci dice che i fiumi dall'Arno all'Iri sono in sofferenza, ma anche che, per evitare l'interruzione delle forniture, sarà necessario potenziare il prelievo alla fonte dell'Aniene, altro fiume in sofferenza. L'estate non è ancora iniziata, ma l'Italia ha già sete.